benvenuti alla formazione di giornate, chiamiamole insomma giornate dedicate alla Biblioteca della Legalità. I lavori sono cominciati questa mattina per chi ha già attivato il progetto, ma è da oggi pomeriggio che invece abbiamo i nostri ospiti e cominceremo a dedicarci così all'approfondimento, alla conoscenza di esperienze e di persone che su questi temi hanno sicuramente tantissimo da dirci. Allora, per chi non mi conosce, sono Valeria Patregnani, bibliotecaria responsabile dei servizi bibliotecari del Comune di Fano, quindi della Biblioteca Montanari e della Biblioteca Federiciano. E quindi sono onorata di accogliere anche quest'anno queste due giornate importantissime per noi, perché abbiamo avuto, come dire, la fortuna di incontrarci a Fano un po' di anni fa, in realtà qui del territorio, e di cominciare a sviluppare questo progetto. Un progetto che stamattina ci ha restituito tantissimo di quello che sta nascendo. È uno insomma dei progetti a cui noi teniamo di più, perché ci permette davvero tanto di lavorare su temi che per noi sono assolutamente prioritari. Il primo tra tutti è la promozione della lettura, il secondo è il rapporto con le scuole, quindi la relazione con le insegnanti e quindi con i ragazzi, e l'altro è un tema che crediamo sia sensibile, perché è sensibile in Italia, è quello del tema della legalità e della giustizia, e che con questo progetto riusciamo a mettere insieme alla lettura. Come ho detto questa mattina, questo progetto nasce in un paese dove si legge molto poco, mentre i tassi di criminalità sono tendenzialmente alti. Crediamo che mettendo insieme queste due cose, quindi lavorando insieme bibliotecari, librai, associazioni, volontari, scuola, insegnanti, sulla promozione della lettura, si possa far tanto per costruire quei cittadini che speriamo riescano a migliorare il nostro paese. Questa insomma è una delle idee che ha fatto sì che questo progetto prendesse vita, condiviso appunto da tante realtà che ci accompagnano fino dall'inizio. Per questo io ringrazio prima di tutto Michele Altomeni, che rappresenta la Fattoria della Legalità e a cui poi darò la parola prima di cominciare con le nostre relazioni, ma devo ringraziare tantissimo anche ANM Sezione Marche, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, scusate, sotto sezione di Pesaro, quindi comunque i magistrati che sono con noi da sempre, IP Italia, che è un'associazione importante, ne sentirete parlare poi anche in seguito, perché con noi qui sarà la presidente, che è Silvana Sola, che è una delle anime importanti del progetto fondamentale. AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche, sezione Marche, che io rappresento, e qui c'è anche Jennifer, che fa parte, una collega che fa parte del comitato esecutivo regionale e che quindi insomma, che accompagna e che promuove il progetto insieme a noi. E il Forum del Libro, che patrocina la carta che ci supporta. Libera, perché è con la fattoria, quindi basta, ci siamo tutti. Detto questo, do la parola a Michele. Vi dico che in fondo, se non avete firmato, poi c'è la firma da mettere, c'è la possibilità di acquistare la nostra antologia, di cui dopo sicuramente parleremo, avremo modo di parlare. Ci sono anche i libri di Rose Selavy, che è l'edituno dei nostri ospiti di oggi, che vi presenterà poi Michele presentando di qui il pomeriggio. Grazie, a dopo.
Sì, benvenuti tutti, grazie per essere sempre più numerosi ogni anno. E questo un po' ci preoccupa, insomma, prima un po' a condividere le preoccupazioni, ma ovviamente ci riempie di gioia, perché questo è un progetto. Adesso non ho il tempo di raccontarvi la genesi, lo raccontavo prima a una delle ragazze presenti, però mi interessa, la racconto ai ragazzi, è molto interessante come è nato questo progetto, ma faremo un'altra volta. E quindi però è nato per scherzo, insomma, perché l'esigenza di base, vi dico solo questo, era riempire gli scaffali di una libreria che ci avevano regalato. Da questa cosa abbiamo messo in moto tutto sto casino, quindi a volte le cose succedono così. E quindi ecco, ed è bello vedere che ogni anno cresce, che insomma da tutta Italia ci si muove, ci si organizza per partecipare a questa avventura. E niente, questo appuntamento è uno delle colonne di questo progetto, nel senso che il progetto ovviamente che prevede l'educazione alla legalità e la promozione della lettura ha bisogno di gambe, di menti fondamentali che sono quelle degli insegnanti, dei formatori, dei bibliotecari, insomma di tanti soggetti che possono dare una mano a fare questo lavoro. E quindi questo appuntamento annuale che noi facciamo, che è anche un modo per ritrovarci, per continuare a progettare e lavorare, è anche un momento di formazione, cioè nel quale noi cerchiamo di fornire strumenti, spunti, idee proprio per fare questa cosa, cioè vediamo questi due strumenti sostanzialmente, questo momento di formazione e di incontro e una valigia di libri, e con queste due cose poi il resto ce lo dovete mettere voi, che avete i ragazzi in classe, gli alunni eccetera, e quindi ecco, questo è un momento importante di condivisione di fornitura di spunti. E tra l'altro quest'anno la formazione si è duplicata, perché abbiamo fatto anche la formazione a Roma, oltre alla formazione che comunque le BIL in giro per l'Italia fanno sul loro territorio, e quindi sicuramente è un aspetto sul quale continueremo a lavorare. Vi do un po' di informazioni tecniche, allora prima alcuni, siccome appunto parlo le BIL fuori Pesaro, ci siamo ampiamente confrontati questa mattina, quindi adesso mi rivolgo in particolare agli insegnanti del territorio. Già alcuni mi chiedevano come si fa a prenotare la BIL, a ricevere la BIL a scuola, e adesso tra poco porteremo un modulo, quindi diciamo nelle pause o a fine incontro, anche domani potrete lasciare i vostri dati su questo modulo, chi intende richiedere le valigie insomma in classe. E poi in base all'indirizzo mail che ci lascerete, vi manderò un modulo con qualche informazione in più, adesso per non farvi perdere tempo a mettere troppe informazioni, insomma lo potete fare con comodo a casa su un modulo elettronico, e poi dopo lì diciamo dipenderà da come dalle quantità delle richieste che avremo, nel senso che noi abbiamo quattro valigie che girano, due per le scuole primarie, due per le scuole medie. E quindi quello è il nostro limite, considerate che ogni valigia rimane normalmente un paio di mesi in ogni scuola, insomma fate presto a fare i conti, noi riusciamo a accontentare tra virgolette quel numero di classi di scuole lì. Quindi se stiamo lì dentro non c'è nessun problema, ci accordiamo sulle date, eccetera. Se invece siamo fuori da quello dovremo fare una sorta di graduatoria, dopo ci accordiamo a parte in base alle tangenti, che insomma, dopo quello, le modalità ve le spiego a parte, a uno, perché adesso c'è la videocamera, non vi posso dire quali sono i criteri di scelta, quindi. Però insomma, tutti legali assolutamente, per rilascio ricevuta fiscale, ok. Che altro vi devo dire? Ah, se avete bisogno, l'avete visto probabilmente nei moduli, di attestati eccetera, oltre a firmare mettete una croce accanto al vostro nome, poi ve li rimandiamo in formato elettronico con calma nei prossimi giorni. Basta, mi sa che le informazioni tecniche sono tutte qua. Partirei invece con la formazione vera e propria, e lasciamo appunto la parola ad una delle anime di questo progetto, cioè chi in qualche modo ha contribuito con la storia della libreria, che non vi racconterò, insomma la NM, Valeria e anche Elisabetta, che oggi non c'è, hanno un ruolo importante, e quindi è giusto, ci piace aprire con questo intervento, tra l'altro non solo per l'associazione e per Valeria, quindi per le figure, per la figura in questo caso che faranno questo intervento, ma anche perché il tema che affrontiamo, ce lo dicevamo un po' anche stamattina, sta un po' alla base di tutto il ragionamento, nel senso che se vogliamo parlare di regole
abbiamo uno strumento di fondo da utilizzare, che è la Costituzione, che è sempre un riferimento dal quale poi tutto il resto lo facciamo derivare. Quindi, con il supporto di Lorenzo, altro bibliotecario della MEMO, lascio la parola a Valeria Cigliola dell'Associazione Nazionale Magistrati sotto sezione di Pesaro. Grazie tante, naturalmente riporto per prima cosa il saluto di tutti i magistrati di Pesaro che hanno la gioia di collaborare a questo progetto fin dall'inizio, perché ce n'è stata offerta l'occasione e perché per noi è uno stimolo straordinario. In particolare vi porto i saluti, l'abbraccio sincero di Elisabetta Morosini, che oggi non può essere qui per impegni di lavoro. In quest'anno sono successe tante cose, tra queste cose forse lei non vorrebbe neanche che io lo dicessi, è stata nominata magistrato di Cassazione, quindi nuovi impegni che però non la sottraggono al gruppo e all'impegno di Bill, ma anzi offrono nuove occasioni di collegamento con la Collina della Pace, con le nuove opportunità di conoscenza che lei sicuramente porterà a tutto il gruppo. E sono felice, sono emozionata e oggi in maniera particolare di essere qui, di poter parlare con voi, spero di non annoiarvi, chiedo già scusa a tutti quelli che negli anni passati hanno già sentito e quindi oggi sentiranno un po' di ripetizioni. Dicevo, quest'anno sono successe tante cose, per me però è sempre una vera felicità, innanzitutto perché da questi incontri nascono sempre dei progetti e la cosa straordinaria è vedere che si riesce nel piccolo a realizzarli. Uno ad esempio dei progetti che era nato l'anno scorso era quello di fare un'antologia di Bill e la cosa meravigliosa è che questa antologia è nata e ce l'abbiamo qui stampata. Per me è stato un momento importante, non perché devo dire che ha risolto tanti problemi, vero? Quando ci dicono che cos'è Bill, nessuno di noi sa rispondere che cos'è Bill, ognuno ne dà una definizione diversa perché sono tante anime in questo gruppo e ognuno ci mette un pezzo di sé. Finalmente possiamo dire, ecco, Bill è tutto questo, è tutto quello che c'è in questo libro, in questa piccola antologia, quindi storie, immagini, racconti, esperienze, speranze, prospettive, progetti che vengono sintetizzati qui e che io spero che domani Silvana ci possa anche soltanto ricordare. Tra le cose che sono successe quest'anno è che facciamo tutti molti incontri nelle scuole, sicuramente i miei, quelli che faccio con i colleghi, sono diversi da quelli che fate, vabbè, da chi ci lavora, da chi porta i libri, però ogni tanto ci incontriamo e noi impariamo come parlare, come usare i libri come strumento. Una cosa bellissima che abbiamo fatto quest'anno è stato andare a un incontro in una scuola, era una scuola elementare, io continuo a chiamarle così perché purtroppo ho già questa età qua, quindi per me sono elementari medie, ci siamo andati con Lorenzo Sabatini, ci avevano chiesto di parlare di legalità e come abbiamo imparato dai bibliotecari, da chi i libri li scrive, da chi li legge, chi li usa quotidianamente nel lavoro di insegnante, abbiamo usato il libro come strumento e in particolare l'ha usato Lorenzo e abbiamo usato questo libro che vedete qui, Di qui non si passa, che è un libro straordinario della Biblioteca della Legalità, a me piace moltissimo. È un libro fatto prevalentemente di immagini che tratta un tema che per noi che la legalità la frequentiamo per lavoro è un tema importantissimo, è molto difficile, cioè il rapporto del cittadino con la legge ingiusta. Ovviamente ai ragazzi delle elementari non glielo puoi spiegare con le parole della filosofia del diritto né quelle della storia e allora gliel'ha spiegato lui leggendo e interpretando questo libro fatto di immagini. È stata un'esperienza straordinaria anche perché noi eravamo andati lì per incontrare una classe e abbiamo incontrato tutta la scuola. Ci hanno fatto incontrare almeno 200 bambini nella stessa giornata. Lui ha letto il libro 3 volte, penso che sia tornato a casa senza voce. Eravamo tutti molto felici, abbiamo vissuto un'esperienza che ci ha comunicato molte cose. Ad esempio abbiamo incontrato prima i bambini della prima e della seconda elementare, poi quelli della terza con alcuni della quarta e quelli della quinta. Abbiamo visto come di fronte allo stesso tema reagiscono in maniera profondamente diversa a seconda dell'età. È un'esperienza che voi insegnanti avete, che io non avevo. Quindi oggi purtroppo questo intervento non riesco a farlo con Elisabetta, anche se i temi che porto sono i temi sui quali ci confrontiamo quotidianamente. Sono felice di fare questo intervento insieme a Lorenzo. Parliamo di nuovo di Costituzione, mi metto giù perché preparo naturalmente un paio di robe che mi aiutano a spiegarmi meglio. Questa è la nostra villa
e continuiamo a fare un viaggio nella Costituzione. Dico continuiamo perché appunto chi purtroppo è già stato presente sa che anche l'anno scorso abbiamo parlato di Costituzione. L'anno scorso questa non è una lezione, no? Cerco solo di proporre un po' di curiosità, di farvi venire un po' di curiosità per andare a scartabellare in mezzo a questo libro e a cercare quello che a voi serve nella vostra vita professionale e anche nella vostra vita di cittadini. Quindi l'anno scorso la Costituzione era un gioco, forse chi c'era se lo ricorda, era un gioco, una caccia al tesoro o forse anche un gioco dell'oca. Quest'anno la Costituzione per me è un pezzo di carta. Allora, che la scusate se sto seduta, ma cioè, se no non riesco a usare i libri. Allora, la Costituzione è un pezzo di carta, e non lo dico io, La Costituzione è un pezzo di carta, lo dice Piero Calamandrei, che è uno dei padri costituenti della Costituzione. La Costituzione è un pezzo di carta, lascialo cadere e non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. La propria responsabilità. Questo è il discorso ai giovani sulla Costituzione di Piero Calamandrei ed è del 1956. La Costituzione esisteva da nemmeno 10 anni e la Corte Costituzionale iniziava a vivere quello stesso anno, quell'anno lì. Eravamo all'inizio. Piero Calamandrei però ci dice già qualcosa. La Costituzione è un pezzo di carta. Io ve lo propongo sotto due profili interpretativi. Innanzitutto è un pezzo di carta, cioè non ci facciamo spaventare dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Come dico sempre, ricordatevi che è la più alta, lo dico ai ragazzi, no? Faccio sempre questo gesto, è la più alta, la più importante delle leggi che c'è in Italia. Tutte le altre devono uniformarsi a questa, che ha i principi fondamentali. È vero, è un testo importante, è il principale, è nella gerarchia delle fonti il più alto, però è anche un pezzo di carta, usiamolo. Pensate che in un codice come questo, un tomo così grosso che racchiude due codici, varie leggi, la Costituzione è rappresentata solo da poche pagine. Non abbiamo paura, usiamola, apriamola, leggiamola e proponiamola ai ragazzi, ai nostri compagni, ai nostri amici. La Costituzione però, ci dice Piero Calamandrei, è anche un pezzo di carta nel senso che può restare lì, non avere nessuna vita. La Costituzione ha vita se la vita gliela diamo noi, se gliela diamo col nostro impegno, se gliela diamo con la nostra volontà. E dove nasce la Costituzione? In quello stesso discorso Piero Calamandrei lo racconta ai giovani, siamo sempre nel 1956, e gli racconta che la Costituzione nasce con l'esistenza. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È sempre il discorso ai giovani di Piero Calamandrei del 1956. E qua già gli dice qualcosa: ovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Riscattare la libertà e la dignità. E se questo è il moto, il sentimento da cui nasce quello straordinario sforzo creativo che fu nel 1946 la scrittura, e poi 47 la scrittura della Costituzione, cioè del patto costituente della nostra convivenza, Piero Calamandrei ce lo racconta con parole auliche che corrispondono a un sentimento profondo e ci dice che è il fine di riscattare la libertà e la dignità umana. La libertà e la dignità umana. Ovunque qualcuno è morto, quindi è morto non per la propria, ma per l'altrui libertà e dignità umana. Quindi Piero Calamandrei usa le parole di un grande, come lui, di un grande giurista e di un grande uomo civile, però che cos'è questo riscatto della libertà e della dignità? Questo desiderio di riscatto io l'ho trovato raccontato in un altro libro. Ed è questo piccolo libro di Italo Calvino che si chiama Il sentiero dei nidi di ragno. In questo libro vi è il racconto della resistenza da dentro di un gruppo di partigiani e in particolare del più piccolo di questi gruppi, di questi partigiani, che è Pinna, un ragazzo che si trova a fare la resistenza per caso o forse meglio per necessità.
si trova per necessità insieme a un altro gruppo di partigiani, dove convergono tante vite diverse che lì si trovano per caso o per necessità, ma che nel momento immediatamente precedente a un'azione partigiana sono uniti da uno stesso sentimento. Ma qui gli uomini hanno occhi torbidi e facce ispide ancora, e chi mi ha affezionato a questi uomini, a riscatto che si muove il loro? Quel bambino del distaccamento del dritto, come si chiama? Pin, con quel struggimento di rabbia nel viso lentiginoso, anche quando ride. Dicono sia fratello di una prostituta. Perché combatte? Non sa che combattere per non essere più fratello di una prostituta. E quei quattro cognati terroni combattono per non essere più dei terroni, poveri emigrati, guardati come strani. E quel carabiniere combatte per non sentirsi più carabiniere, sbirro alle costole dei suoi simili. Poi il cugino, il gigantesco, buono e spietato cugino, dicono che vuole vendicarsi di una donna che l'ha tradito. Tutti abbiamo una ferita segreta per riscattare la quale combattiamo. Certo, io potrei adesso, invece di fantasticare come facevo da bambino, studiare mentalmente i particolari dell'attacco, a disposizione delle armi e delle squadre. Ma mi piace troppo continuare a pensare a quegli uomini, a studiarli, a fare delle scoperte su di loro. Cosa faranno dopo, per esempio? Riconosceranno nell'Italia del dopoguerra qualcosa di fatta da loro? Capiranno il sistema che si dovrà usare allora per continuare la nostra lotta, la lunga lotta sempre diversa del riscatto umano? Titolo Calvino, Il sentiero dei diritti di Rani. Ecco, dice Calvino, la lunga lotta sempre diversa del riscatto umano, ed è bello come, a mio modo di vedere, ed è bello come racconta questo desiderio di riscatto, che non è una cosa aulica o distante da noi, è il desiderio di non essere più il fratello di una prostituta, è il desiderio di non essere più il terrone, ma di essere qualcuno che partecipa alla realizzazione di qualcosa di grande, che magari è il sentimento di libertà o di indipendenza. E ci dice Calvino, la lunga lotta sempre diversa del riscatto umano, la lunga lotta sempre diversa per il riscatto umano. E la Costituzione della Repubblica Italiana viene promulgata il 22 dicembre del 1947, tra poco sarà il 70° anniversario della promulgazione, entra in vigore il 1 gennaio del 1948. L'anno prossimo vedrete, cioè sono anni di celebrazioni, dal 46 naturalmente 70 anni della Repubblica e poi della Costituzione, vedrete, quindi continueremo a parlare di Costituzione. Quello che io vi invito di nuovo a fare è di non averne paura, quindi prendiamo degli articoli a caso e leggiamoli, vediamo quale tipo di percorso ci possono suggerire. Io partirei come sempre dall'articolo 3. Devo dire che penso che nell'elaborazione giuridica nazionale l'articolo 3 sia il più importante, o almeno fino adesso è spesso stato considerato il più importante degli articoli della Costituzione. Se volete lo leggiamo insieme, però tanto lo conoscete tutti. È l'articolo che fissa il principio di uguaglianza, siamo tutti uguali, è molto bello, quindi se lo trovo lo leggiamo. Dico che è il più importante perché il principio di uguaglianza è il principio che fonda gran parte dei giudizi della Corte Costituzionale quando deve valutare della conformità di una norma esistente nel nostro ordinamento ai principi di Costituzione. Molte norme di legge sono state abrogate dal nostro sistema, dal nostro ordinamento, perché contraria al principio di uguaglianza. Quindi è una norma che diciamo è molto usata perché rende effettivo questo principio fondamentale della convivenza. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Si esprime in questo primo comma dell'articolo il cosiddetto principio di uguaglianza formale: tutti uguali davanti alla legge. Uguaglianza formale, c'è scritto anche nei tribunali dietro lo scranno del giudice. Tutti uguali di fronte alla legge, senza distinzioni, è molto bello, senza distinzioni di razza, di lingua, di religione. Poi c'è il secondo comma: è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È la cosiddetta uguaglianza sostanziale, che grava di un onere, di un obbligo, anzi, grava di un obbligo la Repubblica, le istituzioni, rimuovere gli ostacoli a una effettiva uguaglianza. Quello che però io oggi vorrei sottolineare e farvi, cioè, insomma, così, richiamare la vostra attenzione, è che l'articolo 3 si apre in questo modo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. La dignità sociale nella forma, nel dettato della Costituzione, viene prima dell'uguaglianza. È importante allo stesso modo e viene prima. Uso le parole di un grande giurista che purtroppo è venuto a mancare proprio in quest'anno. È una delle tante cose che sono successe quest'anno. Si chiama Stefano Rodotà e parla della rivoluzione della dignità. Il libro è Il diritto ad avere diritti, è del 2012, quindi 5 anni fa, ed è un libro straordinario che ho saccheggiato molto per preparare questi appunti di oggi. La rivoluzione della dignità. L'innovazione più significativa è affidata al principio di dignità. La Costituzione italiana, approvata il 22 dicembre del 1947, attenzione alla scansione temporale, 1947, fa esplicito riferimento al principio di dignità nell'articolo 3 e poi ancora negli articoli 36 e 41 e lo richiama in particolare nell'articolo 32, che è quello sul diritto alla salute. E siamo quindi nel 1947. Un anno dopo, il 10 dicembre del 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui articolo 1 integra in modo significativo l'antica formula settecentesca della Dichiarazione francese, che diceva: gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti, affermando che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, in dignità e diritti. Ancora un anno dopo, l'8 maggio del 1949, la legge fondamentale tedesca si apre con le parole: la dignità umana è intangibile, è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. Una svolta è compiuta, la dignità si presenta come un ineludibile denominatore comune, disegna insieme un nuovo statuto della persona e un nuovo quadro dei doveri costituzionali. Sul terreno dei principi, questo è il vero lascito del costituzionalismo del dopoguerra. Se la rivoluzione dell'uguaglianza era stato il connotato della modernità, la rivoluzione della dignità segna un tempo nuovo, è figlia del Novecento tragico, apre l'era del rapporto tra persona, scienza e tecnologia. Il cammino costituzionale della dignità è continuato fino all'approdo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel 2000, la prima dichiarazione che apre il nuovo millennio. Si apre all'insegna della dignità perché riproduce quasi alla lettera il primo articolo della Costituzione tedesca. La dignità umana è intangibile. Scusate se riprendo questa scansione temporale. Nel 1946 viene promulgata la Costituzione francese, siamo nel dopoguerra e la Costituzione francese. La Costituzione francese si ispira e riprende il binomio eguaglianza-libertà, che è proprio della cultura e della tradizione illuministica. Con la Costituzione italiana del 22 dicembre del 1947, per la prima volta, ci dice Rodotà, la dignità viene messa a base, a fondamento e principio di ogni libertà. La prima volta con la Costituzione italiana. A un anno di distanza la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Uomini riprende il principio di dignità e successivamente, un anno dopo, la legge fondamentale, che è la Costituzione della Germania tedesca, di nuovo il principio di dignità. Questo principio di dignità, che viene introdotto storicamente dalla Costituzione della Repubblica Italiana, arriva fino al 2000, al nuovo millennio, con la Carta dell'Unione Europea. Allora, non è un caso, sono assolutamente convinta che non sia un caso che siano la Costituzione italiana e la Costituzione tedesca, insieme alla Dichiarazione Universale, a porre il principio di dignità.
a dire prima dell'uguaglianza, prima della libertà, esiste la dignità della persona. Non è un caso, perché sono proprio i paesi che sono usciti dal totalitarismo e da quei regimi che hanno visto l'annientamento della persona e l'umiliazione dell'essere fino a chiederci se questo è un uomo. Quando parliamo di dignità, questi sono i principi. Poi ognuno di noi ha un'associazione mentale, di immagini. Io l'associo a questa immagine. Questa persona è Guido Galli. Ricordo quelle ore come le stessi vivendo adesso, al mattino di quel 19 marzo 1980. Guido mi dice che a mezzogiorno deve andare a casa perché è San Giuseppe e si festeggia l'onomastico di suo figlio. Anche quel giorno lo accompagno a casa con la mia scorta. Mi dice che sarebbe andato nel pomeriggio in università e che dopo ci saremmo rivisti in ufficio, come facevamo quasi ogni giorno. Lo aspetto, dunque nella mia stanza. È ormai pomeriggio. Mi telefona il capo della Digos, Mario Lo Schiavo. Armando, corri in università, la statale. Capisco subito, non lo lascio finire. Esco dall'ufficio urlando e corro a piedi alla statale, a poca distanza dal tribunale. Non c'è ancora molta gente, ricordo due capitani, due carabinieri. E un funzionario della Digos che cercava di tenermi lontano da Guido Galli perché sanno cosa lui è per me, il vero mio maestro, fratello maggiore che non ho mai avuto. Esteso per terra, di fronte all'aula 305 dove avrebbe dovuto svolgere la sua lezione, con il codice aperto a meno di mezzo metro da lui, vicino alla mano. Sulla sua agendina c'è scritto: se vi succede qualcosa telefonate Armando Spataro, telefono numero. Ho ancora la fotocopia di quella pagina. La figlia Alessandra frequenta la facoltà di giurisprudenza e quel giorno è alla statale. Viene a sapere dell'attentato e si avvicina al papà. Gli amici gli stanno attorno. Il Corriere della Sera pubblica il giorno successivo in prima pagina la foto del corridoio della statale dove è avvenuto l'omicidio. Il codice aperto, ancora per terra. È in primo piano. Sotto la foto un articolo di Giovanni Testori che dice: il codice che gli era caduto di mano resta aperto davanti agli occhi atterriti dei giovani e di noi tutti. Aperto a dirci cosa? Che la legge dell'umana convivenza è più forte di ogni Caino. Torno un attimo indietro all'articolo 3 e vi chiedo di notare una cosa che a me non suonava, per tanto tempo non ha suonato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini. Sono andata a riprendere questa norma di recente perché dicevo tutti i cittadini, a me questa cosa non quadra. E vi dico che un secolo prima, nel 1865, venne scritto il primo codice dell'Unità d'Italia, codice civile dell'Italia Unita, 1865. E quel codice, sempre all'articolo 3 per caso, diceva: lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili. E quindi non mi tornava questa cosa, il cittadino, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, gli altri non ce l'hanno, non mi tornava, ma sono ignorante io e lo vedrete tra un po'. Dall'articolo 3 passiamo all'articolo 4. Volendo si possono anche saltare, però io l'articolo 4 non lo salto mai, perché secondo me è l'articolo, a parte che nel suo primo comma sancisce il diritto al lavoro, e quindi sappiamo che la nostra Repubblica, articolo 1, è fondata sul lavoro, non ne parleremo in questo pomeriggio perché è un tema troppo difficile, lo affronteremo magari in un altro incontro di formazione. Quindi al primo comma parla del diritto al lavoro, però mi piace sempre ricordare, in particolare ai miei figli, che il lavoro è un diritto e anche un obbligo, e ce lo dice l'articolo 2, che secondo me sancisce l'obbligo di partecipazione. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, il lungo cammino del riscatto umano. Ogni cittadino ha il dovere, secondo la propria scelta naturalmente, secondo i propri talenti, di mettere i propri talenti a disposizione di chi vive nella stessa comunità.
per il progresso materiale o spirituale della società, secondo le proprie capacità, secondo le proprie scelte. Naturalmente il primo impegno è quello del lavoro per chi ha la fortuna di averlo, è massimamente un obbligo per chi ha oltretutto la fortuna di fare dei lavori meravigliosi come quelli che facciamo noi, che poi sono lavori che ci siamo scelti, sono lavori che hanno un'altissima gratificazione nella relazione con gli altri, quindi è sicuramente un obbligo primario quello di metterci tutto il nostro impegno, perché sennò la Costituzione è un pezzo di carta, no? Metterci tutto il proprio impegno nel lavoro. E poi naturalmente in qualunque altro incontro, che magari è occasionato dal lavoro, perché anche questo gruppo di Bill è stato occasionato dai nostri lavori, che poi però realizzano, sviluppano la nostra personalità in tanti altri modi. E su questo Lorenzo ha da portarci la sua esperienza. Grazie. Adesso vado a braccio perché parlare di se stessi è più difficile, permettetemelo di dire, di leggere dei brani comunque importanti. A marzo compio 14 anni, non di età anagrafica naturalmente, ma di essere un bibliotecario che opera nelle carceri marchigiane. Quasi 14 anni fa ho iniziato per caso ad essere un bibliotecario di collegamento e da quella volta adesso vengo definito il boss del gruppo di lettura. Vengo definito in un carcere di alta sicurezza, quindi insomma si vede che di boss loro se ne intendono e se mi riconoscono questo titolo, ecco. Una cosa, cercherò di essere molto sintetico perché poi con Valeria ci siamo accordati anche per focalizzare su un punto in particolare, che naturalmente riprenda e incornici in qualche modo quello che è l'argomento della giornata. Una cosa che mi ha colpito questa mattina, nel momento in cui è stato proiettato quel video, in cui c'era questa adolescente romana, se non sbaglio, e veramente questa ragazza mi ha in pochi secondi illuminato in una sintesi che io ho 14 anni, quasi 14 anni, ancora non era arrivato. Lei ha espresso la legalità come stile di vita, che io penso veramente sia una sintesi perfetta anche per riconoscere la possibilità a una persona che ha sbagliato nella sua vita, che sono quelli che conosco io dal mio punto di vista e che conosce un magistrato dall'altro punto di vista probabilmente, per far sì che questo stile di vita possa cambiare. Io in questi anni ho imparato, perché me lo hanno insegnato loro, che sono quei ragazzi che io incontro nei gruppi di lettura e nelle altre attività che faccio all'interno, che la legalità può essere anche un paio di scarpe, anche strette, scomode. E quindi certe volte qualcuno, no? Sapete come sono le cose scomode, cerchi un po' di non utilizzarle in qualche modo. Oppure impari ad abituartici, a dargli la forma, no? Come si faceva, non so se voi capitava, quando eri piccolo che le scarpe le prendevi e le dovevi portare, bagnarle con l'alcol per dargli assestarle. Mia madre faceva così, soprattutto quando c'erano pochi soldi e comprava e prendeva quelli di mio cugino di seconda mano e quindi me le dovevo mettere per forza. La legalità va un po', come dire, costruita, ci si deve riconoscere dentro, ci si deve sentire bene. Spesso quei ragazzi che incontro, o meglio signori, provengono dalle delle realtà sociali che quelle scarpe non gliele ha fatte conoscere, non ha dato loro quegli strumenti per permettere loro un cammino di un certo tipo e purtroppo ora questo impatto lo hanno attraverso un strumento molto difficile che è quello dello strumento carcere, con la detenzione. Cosa sono io in quel momento in cui li incontro? Sono la società che entra in carcere. Non sono rappresentante di un'istituzione in particolare, non sono un agente, non sono il magistrato, non sono l'educatore, non sono il comandante del carcere, non sono un docente, che naturalmente è un'altra istituzione, l'istituzione scolastica, sono la biblioteca, che attraverso me si rappresenta, un'istituzione, se vogliamo sì, ma un servizio soprattutto, molto trasversale, che cerca di dare risposta a tutti, ma soprattutto sono una piccola porzione, una particella di quella società che loro devono imparare a conoscere in maniera diversa e la società stessa naturalmente deve imparare a conoscere loro o riconoscere loro, forse è meglio dire riconoscere, loro in maniera diversa. E quindi sono una prima nuova esperienza, io insieme a tutti quegli altri operatori naturalmente, che loro hanno e il nostro obbligo, il nostro dovere, la nostra presunzione deve essere quella proprio di rappresentare per loro un momento di riscoperta. Facendo bene il nostro lavoro, sono convinto, loro iniziano ad innescare quel meccanismo di pensiero che è effettivamente posso essere qualcosa di diverso. Poi ho la fortuna
fortuna naturalmente di utilizzare uno strumento che è quello per cui lavoro, no? Si diceva prima che a volte anche i casi della vita ti portano a utilizzare questi strumenti anche in luoghi insoliti. I libri sì, sono pezzi di carta come la Costituzione, sono oggetti strani, tendono a nascondersi, no? Dietro i mobili, di qua di là, a volte si nascondono anche in carcere. Poi sta a noi dargli la luce e utilizzarli, sta a noi far scoprire loro il modo di poterli leggere in un contesto che non è favorevole alla lettura, naturalmente, lo sapete meglio di me. Questa è un po' una sintesi che ho cercato di dare, perdonatemi, non era particolarmente preparata, ma e poi soprattutto mi emoziono particolarmente, oggi più che mai. Beh, parlare poi della propria vita. Quindi il proprio dovere, che a volte è semplice e bello e gratificante, a volte è difficile, difficilissimo. E parlando del proprio dovere, del senso del dovere, a me viene in mente questo libro, a voi naturalmente ne verranno tanti altri, perché ognuno poi, appunto, questa è una proposta. E questo libro, che è di Corrado Stagliano, Un eroe borghese, è un libro importante secondo me, perché racconta da cronista, oltre che da grandissimo autore, gli anni 70, che sono stati anni importantissimi per la Costituzione, in particolare per la Costituzione vivente. Sono anni di grande dibattito, di grande fermento, purtroppo anche di grande dolore, anni difficilissimi in cui succedono, sono gli anni del terrorismo, ma sono gli anni anche dei decreti delegati, Stagliano lo dice, no? Della democrazia che entra a scuola, e del passaggio dal rapporto dello studente con la scuola come dell'esercizio di un potere allo studente che partecipa a una forma democratica di insegnamento, no? La libertà di insegnamento, quindi dalla potestà di insegnamento alla libertà di insegnamento. Quindi sono anni straordinari, raccontati, dico, da cronista in questo libro, e poi devo dire interpretati, letti da storico in questo altro libro, che è un libro, Una strage semplice di Nando Dalla Chiesa, che è uscito quest'anno per i 25 anni delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove Nando Dalla Chiesa dà un'interpretazione della storia molto sintetica, molto rapida. Lui dice: questo è un libro scritto a memoria, io ho scritto quello che mi ricordavo e poi dopo l'ho verificato, sono andato a controllare i riferimenti che fossero esatti, da studioso qual è, però questo è un libro scritto a memoria, è scritto anche con la lucidità dello storico. Quindi io ho trovato nell'eroe borghese gli anni 70 raccontati, e in questo libro, in maniera sintetica, purtroppo letta e interpretato, un difficilissimo e nefasto connubio che alla fine di quegli anni avviene in Italia, tra quello che Norberto Bobbio chiama lo Stato invisibile e lo Stato visibile, tra le mafie, le massonerie, lo Stato invisibile, i poteri che vanno a fondersi in molti casi con lo Stato visibile. L'eroe borghese è Giorgio Ambrosoli, è un avvocato nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana e delle attività finanziarie di Michele Sindona, che è una delle maggiori espressioni di questo Stato invisibile, e che venne assassinato l'11 luglio del 1979 per quello che stava facendo, delle indagini su Michele Sindona, sui suoi interessi e sui finanziamenti che aveva disseminato lungo la nostra penisola. Qualche anno prima di morire, Ambrosoli scrive una lettera alla moglie e dice: è indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico, lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il mio paese. Lorenzo ci legge un brano dell'eroe borghese. Ambrosoli è amareggiato, qualche volta allibito, lo confida a Novembre, che è diventato suo amico nel profondo, ma non demorde. Il verminaio che scopre ogni giorno lo eccita, anzi, a continuare nella sua azione di giustizia. Il turbamento che prova, anziché frenarlo, lo sprona, in quell'ultima stagione della vita, a usare tutto il suo naturale coraggio. Non rinuncia ai suoi ideali, conserva l'illusione che quel che sta facendo possa servire a mutare i comportamenti di una classe dirigente corrotta. Proprio perché ho conosciuto il mondo di Sindona,
la FASCO, le rutilianti invenzioni del banchiere della Democrazia Cristiana, sente di operare in nome di un'altra Italia, morale, civile, rispettosa delle regole. È un continuo shock per Ambrosoli, uomo pulito e tranquillo, di pacati convincimenti legalistici. Scopre la vera natura di molti che hanno le sue stesse idee, attratto dai principi di autorità alle rilevazioni della illegalità, delle trame, delle convivenze, dei tradimenti che hanno per protagonisti uomini di alto rango dello Stato, ministri, generali, magistrati, banchieri. Ma le sue convinzioni personali sono radicate, la sua onestà lo sorregge e quanto più investiti di potere e di prestigio sono i personaggi coinvolti, tanto più forte è la sua volontà di opporsi a quel mondo inconciliabile. Lo Stato per lui seguita ad essere lo Stato ideale di cui ha sempre creduto, lo strumento dei poteri della collettività, l'architrave dell'ordine sociale. Considera che gli uomini che operano in suo nome gli usurpatori. Lo Stato si salverà dalla devastazione se chi ha il senso della responsabilità seguiterà, malgrado tutto, a coltivare il suo piccolo o grande orto. Ambrosoli è un uomo della coscienza civile, anticipa nella pratica i movimenti che nasceranno dopo la metà degli anni Ottanta. Non contano per lui i convincimenti politici, le idee ancorate ai partiti, soprattutto contano le ragioni morali, la limpida dimensione dell'esistenza, la fedeltà ai principi di onestà. Si sente prestato alla politica solo per dovere dei tempi gravi. Ecco qua. Dall'articolo 4 passiamo all'articolo 10 e qui vi dico perché l'avevo letta male la Costituzione, perché soprattutto avevo letto male l'articolo 3. Se l'articolo 3 dice tutti i cittadini sono uguali, hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, l'articolo 10 mi dice lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. L'articolo 10 mi dice questo, che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese ma l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla mia Costituzione, non dalla sua. Se lui non può vivere lì nel suo paese le mie libertà fondamentali, le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di venire qui, perché qui io gliele devo garantire. Scusate, adesso ci metto un pochino, perché possiamo provare, ecco, sì. Sì, volevo farvi sentire una cosa. Ok, questo signore si chiama Ahmed Ahmad, vediamo se parte. Si chiama Ahmed Ahmad, adesso ne vedrete molto. È un ragazzo, forse molti di voi lo conoscono, è un pianista siriano e qui lui è in un campo profughi. È diventato famoso su YouTube perché riprendeva queste cose. Lui nel suo campo suona. Ovviamente non è che si possa fare molto altro per cercare la bellezza e la libertà e lui lo fa in questo modo. E le sue canzoni, i suoi canti li ha condivisi con chi abita in quel campo profughi. Adesso lui non è più lì, e adesso vive in Germania, fa concerti in tutto il mondo, e però lui questo ha fatto, ha usato la musica, il pianista, non è la prima volta che lo sento nella letteratura occidentale. E su queste note, che se vuoi possiamo abbassare, Lorenzo ci legge un altro pezzo di quel meraviglioso libro di Rodotà che è Il diritto ad avere diritti, che spiega quello che io non avevo capito dell'articolo 3. Il rifugiato politico, che deve essere garantito nell'esercizio delle sue libertà democratiche, si trasforma quasi emblematicamente nella persona alla quale deve essere assicurato l'accesso ai diritti fondamentali. Non solo asilo, si afferma, per sottolineare come esista un dovere degli stati di non fermarsi al riconoscimento formale dello statuto di rifugiato, disinteressandosi poi della sua dimensione materiale. L'accesso allora riguarda essenziali beni della vita, come l'istruzione, il lavoro, la salute, che al tempo stesso identificano le precondizioni necessarie per l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. La sedimentazione progressiva di diritti fondamentali intorno alla condizione del rifugiato
qui sottolineata perché in essa si manifesta la dimensione globale, mette in particolare evidenza modalità e criteri della costruzione concreta di un patrimonio di diritti della persona indispensabile perché l'esistenza possa davvero essere libera e dignitosa. E questo non è, come pure potrebbe apparire, l'effetto di una condizione eccezionale, quindi circoscritta. È invece la proiezione su una particolare figura umana e sociale di ciò che storicamente si rivela essere il connotato peculiare di ogni persona. È di noi, della nostra condizione umana e della nostra fisionomia giuridica che stiamo parlando nel momento in cui parliamo del rifugiato. Non è solo un gioco di specchi. Stiamo passando da una situazione nella quale il riconoscimento dei diritti era unicamente affidato a costituzioni e dichiarazioni dei diritti, che tuttora mantengono un elevato valore simbolico, a una nella quale quel che conta sono sempre meno le classiche istituzioni della normazione e sempre più le istituzioni del rispetto e dell'attuazione. Ecco, Stefano Rodotà dice nel diritto di avere diritti che il diritto di asilo non è semplicemente l'ospitalità, tu vieni qua, io ti accolgo o ti metto in un campo profughi. Il diritto d'asilo significa riconoscere i diritti fondamentali della persona. Questi diritti fondamentali passano dai diritti vitali, dalle esigenze vitali, quindi la tutela, la libertà, certo che sono diritti, ma ancora prima il cibo, l'istruzione, la protezione fisica, le precondizioni per l'esercizio delle libertà. Questo dice, e dice qualcosa di più, se noi, ci dice la Carta Costituzionale, se noi questi principi e questi diritti non siamo disposti a riconoscerli allo straniero, non siamo in grado di tutelarli per noi, perché questi sono i nostri diritti fondamentali, i diritti della dignità della persona umana. Passiamo, con un po' di fatica, ma passiamo, all'articolo 33 e all'articolo 34 della Costituzione, alla libertà di insegnamento e al diritto allo studio. Allora, tutte queste cose belle noi dove le impariamo? Dove possiamo formare la nostra coscienza? E ancora una volta ce lo dice Piero Calamandrei, il nostro padre costituente. La scuola è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte Costituzionale. Il Parlamento consacra in formule legali i diritti del cittadino. La magistratura e la Corte Costituzionale difendono e garantiscono questi diritti. Ma la coscienza dei cittadini è creazione della scuola. Dalla scuola dipende come sarà domani il Parlamento, come funzionerà domani la magistratura, cioè quale sarà la coscienza e la competenza di quegli uomini che saranno domani i legislatori, i governanti e i giudici del nostro paese, e anche semplicemente i cittadini e gli stranieri. Ho pensato più volte in questi anni a quanto sia stato importante per me imparare la fatica dei libri, dello scrivere e dello studio, non solo per la mia carriera, per trovare la strada che mi portasse a svolgere il lavoro che più mi piace, che è poi il più grande privilegio che possa arridere un uomo, ma per comprendere il mondo, per partecipare al progetto di suo cambiamento. Ormai sono arrivato alla conclusione che coloro a cui la sorte ha dato un ruolo di guida nel paese non siano drammaticamente all'altezza del loro compito, proprio perché non hanno conosciuto la durezza, la fatica, la vera fatica dei libri e dello studio. Avevi ragione, il latino, il greco, la matematica, la poesia, la memoria, la precisione, tutto questo è la famosa forma mentis. Aver letto tanti libri è un'altra cosa, non è il cervino che oggi regalerebbe scienza e cultura a tanti laureati. E aveva ragione anche papà, con la lingua italiana non si può scherzare, o una cosa si trasforma nel suo contrario. Ho pensato più volte a quanto sia stato importante imparare quella fatica quando mi sono dovuto battere per difendere il nostro diritto alla giustizia e all'onore. Osteggiato dal potere politico e dai mezzi di informazione, ho potuto contare, alla fine, solo sulla mia scrittura e sulla mia cultura. Non avevo altro, ma quel che avevo l'ho usato fino in fondo. È stato un modo per restituire, almeno in parte, quel che avevo ricevuto negli anni dell'innocenza. Chi parla è Nando Dalla Chiesa e il brano si chiama Cervino, l'abbiamo raccolto nella nostra antologia di Billa. Chi di voi sa che cos'è il cervino?
qualcuno forse lo sa, è un sussidiario. È il sussidiario su cui lui ha studiato e con molta riconoscenza ci ricorda adesso che poi nella vita le uniche armi che sono veramente efficaci sono quelle del patrimonio che c'hai dentro, ed è quello che si forma certo con la vita, ma che si forma nei primi anni anche con la vostra attività. E quindi la scuola è veramente il compito primario. E ho un'amica molto cara che fa l'insegnante, che quando iniziamo a parlare di queste cose poi a un certo punto diciamo sì, ma cioè, caricata delle aspettative con cui io mi rivolgo a lei, dice sì, ma io non mi posso sostituire alla famiglia. Assolutamente no, la scuola non si sostituisce alla famiglia, non deve sostituirsi, però la scuola è un'altra cosa e deve fare la sua parte. E la scuola accoglie il bambino nella sua prima dimensione sociale. Io penso che la scuola questo faccia, esattamente quando il bambino esce dalla famiglia, incontra la scuola. Il suo incontro con la società è la scuola, la formazione della coscienza sociale si fa a scuola. E non è una sostituzione alla famiglia, è un'altra cosa. A volte è l'unica occasione che i ragazzi hanno quando la famiglia non fa quello che deve fare. È l'unica occasione. Ci sono delle classi, che appunto le classi della scuola dell'obbligo, che sono l'ultima possibilità per molti ragazzi, perché dopo questi lasceranno la scuola. Una volta lasciata la scuola non sappiamo chi incontreranno. Se non hanno alle spalle una famiglia e non hanno più la scuola, rimangono in balia, non sappiamo di cosa. E nei nostri dibattiti sulla mailing list, che io leggo molto avidamente e sulla quale non partecipo quasi mai, Silvana Sola qualche settimana fa ci ha detto: sarebbe bella una riflessione rivolta in primis agli insegnanti che metta in campo Don Milani, Alberto Manzi e Mario Lodi, tutti e tre maestri che hanno fatto i conti con la necessità di dare voce ai diritti passando attraverso percorsi nei quali la legalità a volte diventava ostativa, o meglio non la illegalità ma la mancata applicazione delle leggi. E naturalmente la provocazione noi l'abbiamo raccolta, Don Milani. Don Milani, naturalmente lettera alla professoressa, così è stato il nostro primo incontro con voi, attraverso i ragazzi che non volete. L'abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile, qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno, ma se si perde loro la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati, diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve la sentite di avere questa parte nel mondo? Di essere quelli che se li fanno sfuggire? Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto da capo, all'infinito, a costo di passare da pazzi. Meglio passare da pazzi che essere strumento di razzismo. Perché la scuola ha un solo problema, i ragazzi che perde. Questa è la lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani e dei ragazzi della scuola di Guardiana, naturalmente. Allora, Don Lorenzo scrive a una professoressa insieme ai suoi ragazzi, poi qualche anno più tardi, purtroppo poco prima di morire, vive un'esperienza giudiziaria molto ingiusta, molto dura, e scrive anche ai giudici, e per i giudici ce n'ha ancora più duro che con i professori, quindi sono dalla vostra parte, insomma, so cosa significa avere questo maestro morale che ce l'ha con te, che ti bacchetta. E non è l'unico, devo dire che per fare i magistrati nel gruppo di Bill è durissima, perché ad esempio una delle cose fondamentali sulle quali si dibatte di continuo nel nostro gruppo e anche stamattina è la parola legalità. Allora Valeria ha salutato tutti questa mattina dicendo: biblioteca e legalità sono le due parole più importanti che ci tengono uniti in questo gruppo. E legalità, mentre biblioteca è condivisa, siamo tutti d'accordo, tutto bellissimo, legalità invece proprio non siamo d'accordo per niente, e non piace a nessuno la parola legalità. Devo dire che non piace nemmeno al fondatore di Libera, no? Che da molti anni l'ha sostituita con la parola responsabilità. Ma non è soltanto a lui che non piace, non piace neanche a Della Passarelli, che nella nostra antologia di Bill addirittura inizia in questo modo il suo intervento: la parola legalità non mi ha mai entusiasmata.
Sto imparando a conoscerla adesso, ma da ragazza dibattevo, studiavo e sfilavo contro le leggi che non mi piacevano. E se la legalità era quella, non mi piaceva affatto. Non ho smesso di farlo del tutto. Nel corso della vita la percentuale dei contro è decisamente diminuita in favore di quella del per. Ma se ci penso bene, anche il contro di allora era nutrito di per, di proposte costruttive per cambiare quello che non ci piaceva. E forse anche questo mi ha fatto diventare un'editrice per ragazzi. Non è l'unica, ad esempio c'è anche Michele, e la voce gliela dà Lorenzo. Da laico, io sto con il prete Don Lorenzo Milani, finito in carcere perché insegnava l'illegalità contro le ingiustizie e contro le guerre, ma anche con Don Peppino Diana, che insegnava ai ragazzi di Brancaccio a stare con lo Stato e l'amare e l'amore per la legalità. Sto con Pio La Torre, che combatteva la mafia in nome della legalità, e allo stesso tempo conduceva una lotta disobbediente contro i missili a Cosimo, a Comiso, in nome della pace. La pace, questa sì che sembra una parola univoca, che ci offre certezze e appigli, se non fosse che in nome della pace sono state combattute quasi tutte le guerre della storia del mondo. Leggerei volentieri una lettera alla professoressa, scritta da una scuola di Barbiana di oggi. Allora, questo è Michele Altomeni, che qualche settimana fa questa provocazione ci faceva e la faceva a voi. Leggerei volentieri una lettera alla professoressa, scritta da una scuola di Barbiana di oggi. Allora, qual è la scuola di Barbiana? Ho iniziato a pensare. Qual è oggi la scuola di Barbiana? Allora, questa mattina Alessandro Riccioni ci ha detto: la montagna è la nuova periferia del nostro paese, la montagna è la nuova periferia. Però io penso che la scuola di Barbiana noi non le troviamo più nelle colline o nelle campagne del sud, non sono più quelli i paesi, perché purtroppo, non lo so, adesso dopo lui mi risponde, Alessandro mi risponde, però io non penso che siano quelle le scuole di Barbiana dove ci sono i rifiutati, quelli che scappano e nessuno li va a cercare. Sono ormai pochi abitanti, forse sono posti che non hanno più un futuro, ma io penso che il luogo da cui ancora si scappa, ma si scappa col desiderio di tornare da vincitori, non è più il paese che un tempo era sull'Appennino o nella campagna. Ormai io penso che le scuole di Barbiana siano le periferie. E allora vi invito a guardare qual è la nuova epica delle periferie, e se ce la faccio. Ma lui ce la fa. E no, prima quello non ce l'abbiamo? Bravo, Nina Nanna. Aspetta, lo leggo io. Sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma, e poi penserò all'Africa, figlio di una bidella, con papà in una cella, non è per soldi, giuro, voilà, io sono poi il prezzi. Il brano che vi volevo far sentire l'abbiamo sentito, adesso vi metto un altro video di questo signore che probabilmente voi conoscete, però vi voglio solo far vedere qui, voglio solo farvi vedere le immagini, e tenete conto che queste sono già immagini patinate, perché sono già di un bel video che va su YouTube, milioni di visualizzazioni. E questo è il rap italiano. Questo signore qui che avete visto prima e che vedete adesso, questo qui, si chiama Gali. Questo è il rap italiano, forse uno dei maggiori esponenti del rap contemporaneo. Lui è milanese, di origine maghrebina, e non vi so dire se è cittadino italiano o non è italiano, questo, se ha la cittadinanza io non ve lo so dire. Lo è diventato? Ecco. E come vedete qui abita le periferie. Allora, questi sono mondi a sé, purtroppo mi sono dimenticata il libro, ma vengono ben raccontati in un bellissimo libro di Sinnos pubblicato l'anno scorso, che si chiama Centrifuga, che parla delle periferie e di come le periferie vengano vissute ormai non più come la periferia di un centro, ma come nuovi centri,
come vi dicevo prima, come il paese dell'Appennino negli anni 60 e 70. Se allora era il posto da cui andare via per fare fortuna e per poi tornare rivelare il proprio riscatto umano alle persone della tua piccola comunità, adesso è questa la periferia, è un mondo a parte, un mondo a sé, che ha però, che forma già la propria identità. Allora, Gali dice in Ninna Nanna, allora Ninna Nanna adesso è, una è la canzone con la quale lui è diventato famoso, per quello che ne so io, che non è che ne so tantissimo. E adesso è in un album che è stato pubblicato quest'anno, però in realtà 2017, ed è anche venduto, scaricato, molto famoso. Però i ragazzi cantano questa canzone, Ninna Nanna, da almeno 2 anni. E l'hanno trovata da soli perché lui ancora non aveva un produttore, non aveva, era fuori da qualunque circuito di case discografiche, di questi format televisivi, Amici, X Factor, non c'è mai andato. Lui è venuto fuori da sé e su internet con questo straordinario mezzo, è venuto fuori da solo ed è venuto fuori con quella canzone lì, che vi rileggo il brano che vi ho fatto ascoltare. Sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma e poi penserò all'Africa. Figlio di una bidella, con un papà in cella, non è per soldi, giuro, voilà. E allora, sono ovviamente, c'è una povertà, no, culturale, espressiva, evidente, cioè sono rime baciate, oltretutto sbagliate, e cioè, no? Cioè, immagino che voi ai vostri alunni, ai vostri ragazzi insegnereste a esprimervi con una forma, a esprimersi con una forma sicuramente più ricca e raffinata. Però quello che veramente mi ha colpito, a parte la sonorità che sinceramente a me piace, è che lui in una strofa ci ha raccontato la sua vita. E dalla stalla a una stella, compro una villa alla mamma. Questa è la seconda cosa che mi ha colpito, a parte che mi intenerisce ovviamente che abbia come fine quello di comprare una villa alla mamma, però è proprio questo. E a me sembra, questo lo possiamo anche togliere, questo, non li conosco molto, faccio così, giusto? Io non li conosco molto, li ho conosciuti un po' dai libri, un po' professionalmente, perché le periferie ce le abbiamo anche qua, e ne abbiamo parlato anche stamattina, vero? Vallefoglia, Lucrezia, cioè le periferie ce le abbiamo tutti. E soprattutto insomma, le imparo ascoltando le persone, leggendo un po' i libri. E io penso che questi ragazzi qui che abbiamo visto in questi posti non abbiano proprio niente, non pensino a niente e non facciano niente, soprattutto non fanno niente. Non hanno niente. Una volta lasciata la scuola, e loro la lasciano, perché la lasciano prima ancora di finire la scuola dell'obbligo, no? La lasciano quando non vengono a scuola la mattina, quando si assentano per settimane intere e voi dovete chiamare, voi che siete qui e che ci tenete, li chiamate, li andate a cercare, cioè mandate, non so, si usa ancora mandare i carabinieri, purtroppo no, e, ecco, bravi, voi li andate a cercare, ma sono ragazzi che lasciano la scuola molto prima e non hanno niente. Cioè, è ovvio che non leggono un libro, molto prima non fanno niente. Questi ragazzi qui però hanno questo dentro, che in una strofa ti raccontano la loro vita. Hanno una capacità espressiva enorme e vengono fuori da soli, no? Se dopo è finito nel adesso fai bei video patinati e c'ha l'album, questi non hanno niente, ma hanno una potenzialità enorme. Perché il ragazzo che, lui adesso deve avere 20 anni, che ha 16, 17, 18 anni ti dice compro, dalla stella a una stalla, il contrario, da una stalla alla stella, sono uscito dalla melma, compro una villa alla mamma, poi penserò all'Africa, io figlio di una bidella con il padre in cella, non è per soldi, lo giuro, io gli credo, non è per soldi, è per desiderio di riscatto. Loro hanno una forza, che è la stessa forza di cui ci parlava Piero Calamandrei. È la stessa forza che è uscita dalla resistenza e che ha avuto una efficacia unificante che non si è più ripetuta in questo paese, perché la forza unificante che ha avuto quel desiderio di riscatto nel 1946 è stata unica, ha prodotto qualcosa di grandioso come la Costituzione della Repubblica Italiana, che noi non siamo più riusciti a riprodurre, l'abbiamo visto nelle elezioni, nel referendum costituzionale di qualche mese fa, non siamo più riusciti, noi non sappiamo scrivere quelle norme perché non abbiamo quel sentimento unificante del bene comune.
Ma loro forse sì, perché loro quel desiderio di riscatto, loro chi? Loro delle periferie, loro abbandonati, loro che non hanno niente, loro che stanno accanto a noi, loro ce l'hanno, loro giovani secondo me, soprattutto loro giovani che partecipano al mondo di adesso, loro ce l'hanno e hanno come desiderio la villa per la mamma, non per soldi, è vero, io gli credo, non per soldi, per riscatto. Allora che cos'è la legalità oggi? E questa è la risposta che deve dare il magistrato a tutte le provocazioni dei miei amici del gruppo Villa. Io penso che oggi la legalità sia non la legge giusta, ingiusta, sulla quale naturalmente possiamo parlare all'infinito e dobbiamo parlare, non lo statuto di diritti e doveri del cittadino. Io penso che la Costituzione, prima di darci lo statuto dei diritti e doveri del cittadino, ci dà qualcosa che viene molto prima, cioè un patrimonio comune di diritti fondamentali della persona. Ci dice Stefano Rodotà, che era già bello settantenne, questo dico il patrimonio, questo è il patrimonio della storia, dell'esperienza, della conoscenza, cioè è veramente una delle perdite che, di quest'anno che più mi gravano sul cuore. Noi viviamo in questo mondo, la rivoluzione dei beni comuni. Abbiamo l'aria, l'acqua, il cibo, la conoscenza, è inutile, è ridicolo parlare ormai di proprietà privata, proprietà pubblica dell'acqua, dell'aria, del cibo. È evidente che l'aria inquinata dell'Asia verrà a uccidere me, che sto qui, e l'acqua inquinata nell'oceano farà morire i pesci che mangio io. È ridicolo parlare di proprietà privata, sono beni comuni, è la rivoluzione dei beni comuni. Poi c'è la rivoluzione della tecnoscienza, che non solo ridisegna il rapporto tra l'umano e il non umano, ma ci fa entrare in territori del post e del transumano, delle nuove interazioni tra i corpi e le macchine e dell'espansione delle capacità di ognuno. La rivoluzione poi di internet, la terza rivoluzione, la rivoluzione della conoscenza, una rivoluzione enorme, che disegna il più grande spazio pubblico dell'umanità mai conosciuto e produce incessantemente nuove forme di rapporti istituzionali. E poi lui dice la rivoluzione che tutta le attraversa, scusate, la rivoluzione del pensiero delle donne, tutte le attraversa. Questa è un'altra delle novità del Novecento e del nuovo millennio, il pensiero e l'azione delle donne che tutte le attraversa. In Arabia Saudita le donne hanno finalmente il diritto di guidare. Mi ricorda anche questo tantissimo il racconto della nostra antologia di Bill. Mamma mi aggiusti il velo, sì, andiamo al mare, oggi guido io. E questi sono i diritti, tutti collegati. Non facciamo finta di non vederle queste cose, tutti collegati oltre lo statuto del cittadino. Lo statuto del cittadino, che poteva essere una garanzia nel mondo moderno, garanzia di diritti e di identità a chi non l'aveva, è ormai un limite nel mondo contemporaneo. Rodotà parla di un patrimonio comune di diritti della persona che si è andato sedimentando e che va ormai oltre alla sovranità popolare e nazionale, oltre le sovranità nazionali. Non più i limiti e i confini degli stati, perché sono ormai mondi che questi confini non li rispettano più, non ne hanno più bisogno. Noi chiudiamo con il nostro maestro e direttore, il nostro maestro, chiudiamo con una favola, con la favola conclusiva delle favole al telefono, che è di Gianni Rodari, e con la quale io vi saluto e vi chiedo scusa del tempo. Storia universale. In principio la Terra era tutta sbagliata, renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un pacchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non fungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente. Zero via zero, e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere, però, ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti.
Allora, io direi di continuare subito col secondo intervento, poi facciamo una pausa dopo di questo. E penso, insomma, l'intervento che ha fatto Valeria con l'aiuto di Lorenzo, insomma, ci ha dato un po' di spunti di collegamento in realtà al prossimo tema. Insomma, quelle Barbiana, quelle scuole di Barbiana forse stanno anche un po' dentro l'esperienza che racconteremo, che ci verrà raccontata adesso, no?